Guardate un po', boom! Quanto è bello, dai, a parte gli scherzi, il The Pillow Pillow. Purtroppo non è in vendita, per il momento. Allora, nell'ultimo periodo abbiamo avuto la fortuna di poter portare The Pillow in molti paesi e proprio mentre stavamo ammirando la nostra espansione territoriale ci siamo accorti di un piccolissimo particolare. Oggi ci troviamo a San Marino. Siamo qui per cercare di rispondere alle tante curiosità verso questo piccolo stato. E lei ci diceva è qui di San Marino? Io sono di San Marino, sì, sono cittadina originaria, quindi sono nata a San Marino, vivo a San Marino. Perfetto, San Marinese Doc, siamo molto fortunati. Io sono qui di San Marino, sono cittadina sammarinese, quindi la nostra famiglia è una delle più antiche di San Marino. E cosa significa essere sammarinese? Per noi è un forte senso di appartenenza, noi siamo molto nazionalisti, siamo molto radicati sul territorio, quindi per noi è un motivo d'orgoglio essere sammarinesi. San Marino è il terzo paese più piccolo d'Europa, dopo Città del Vaticano, che è imbattibile, e Monaco. Quindi oggi sarà più difficile del solito trovare intervistati. Ci proviamo. Lei quando va fuori, ad esempio, fuori anche dall'Italia, all'estero, nel mondo, le si presenta come sammarinese o per fare prima a volte dice sono italiano? Mai, no, io sammarinese, sempre sammarinese, però a volte capita che in certi paesi mi sono trovato che non conoscevano San Marino e quindi ho dovuto dire che San Marino era un piccolo paese dentro l'Italia. Ci sono delle tradizioni specifiche sammarinesi? Come istituzioni noi abbiamo il 1 ottobre, il 1 aprile, che c'è la nostra reggenza che entra in carica ogni 6 mesi. Ed è una, diciamo, una ricorrenza molto sentita da tutti noi. Poi c'è questa appunto unicità che è rappresentata dal fatto di essere uno Stato, di avere una particolare vicinanza con le istituzioni, e quindi questo penso che sia una cosa molto diversa da quello che è essere italiano del circondario. E invece dal punto di vista della cucina, c'è per caso una ricetta, qualcosa di specifico, tipico della zona? Abbiamo un dolce specifico che è il bustrengo, e quindi è un dolce antico. Sammarinese al 100%. Sì, allora molti lo fanno con il riso, altri invece con la farina gialla, ci mettono dentro poi arancio, pan grattato, uvette, pinoli, buono. San Marino, come in tutti i paesi, c'è anche un'università. Andiamo a fare qualche domanda agli studenti. Siete di qui o siete italiani, diciamo? Siamo italiani di Rimini. Rimini, sì. Okay. Io sono di San Marino. Okay. Sammarinese che studia qua. Sì. Come mai avete scelto di venire a studiare proprio qui a San Marino? Io conosco questa università perché era molto rinomata. Conosco amiche che erano venute qui e comunque so che è una buona università. E invece entrare all'università di San Marino? Allora, entrare è a numero chiuso, 120 posti, e c'è un test ingresso. Sì, si entra facilmente. Dirette universitarie, siamo più o meno su quelle fasce di prezzo che, oppure siamo un po' più alti, un po' più bassi? Rispetto a una facoltà italiana, normale, statale, diciamo. Da quel che so, più o meno siamo lì. Forse un po' di più, però siamo lì comunque. Come molti di voi probabilmente già sapranno, San Marino ha anche una nazionale di calcio. Questi due ragazzi, ad esempio, ne fanno parte. Noi siamo semplici ragazzi che abbiamo la passione per il calcio e come tutti dobbiamo lavorare per vivere. Quindi io faccio il meccanico da mio babbo. Ho avuto la fortuna di essere nazionale sia dall'Under 15. Ho fatto praticamente tutte le annate fino a diventare capitano dell'Under 21. E adesso per approdare in nazionale maggiore. E ad esempio se dovesse citare gli avversari un po' più prestigiosi contro cui avete avuto la fortuna di giocare? Anche la Croazia, nazionale maggiore, che ho avuto l'esperienza di fare la prima presenza in nazionale A, Modric, non dico nient'altro. Infatti volevo chiedervi come gestite la competitività in questo senso, ma nonostante a volte magari vi trovate a sfidare realtà ovviamente molto più grandi, molto più fornite, organizzate rispetto a quella di San Marino, come vivete la cosa? Cioè, è un controsenso dirlo, però è una fatica facile da fare, perché è bellissimo vedere certi giocatori, le loro giocate, poterli correre dietro e provare a dargli fastidio, ecco. Quando ti convoco la nazionale sei un giocatore professionista.
onori la tua nazione e giochi per la tua nazione, quindi devi essere onorato, orgoglioso. Fantastico. L'ultima cosa, se invece un sammarinese da tifoso di calcio, quanto vicino si sente invece alla nazionale italiana? Penso molto, ovviamente. Sicuramente, avendo anche il babbo italiano, comunque io l'Italia poi si tifa. Lo fai il tifo per l'Italia, insomma, è quella che si patizza di più e si tifa. Ci sono anche delle personalità sammarinesi celebri della storia che magari sono stati tante volte presi per italiani inconsapevolmente. Beh, Little Tony, no? Little Tony. Che è un ciacci. Un ciacci cosa significa? È ciacci di cognome, Little Tony, no? Ciacci è un ciacci di cognome sammarinese. Cognome assolutamente sammarinese, è una persona, insomma, lo sappiamo tutti, di grande livello. Purtroppo è mancato e quindi è un nostro connazionale. C'è un dialetto un po' particolare, ovviamente sarà molto simile al romagnolo, vista la locazione geografica. E diciamo che il dialetto sammarinese è un po'... ha qualcosa di riminese, però anche qualche influenza marchigiana, penso. E oltre alla differenza nel contatto con le istituzioni, secondo lei ci sono altre differenze con gli italiani che abitano qui intorno? Culturalmente penso di no, perché siamo un po' immersi in quello che è il tessuto romagnolo, diciamo, il modo di ragionare, l'accoglienza, no? C'è anche un po' la zetta romagnola, esatto, qua. Esatto, no? L'inflessione penso che si senta. Grazie mille del suo tempo, grazie anche al cane che ha aspettato. Si chiama Gandalf. Gandalf, straordinario. Ok, è un cane sammarinese? No, è un cane pugliese. Ah, pugliese, Gandalf, viene da giù. E lui, sono 3 anni che è con me, così, è il mio maestro. Perché okay. Io guardo cosa fa lui e cerco di applicare... Le sue regole, sì. In questo momento sente l'odore e odora, vede una cosa e l'odora. Invece noi in questo momento pensiamo... Al futuro, al passato, esatto. Tu mille robe. Lui è il carpe diem più assoluto. Vero Gangi? Io ve lo dico, come al solito su Instagram faremo il torneo personaggio, però se non vince Gandalf noi chiudiamo tutto. Sì, chiaro. Siamo davvero molto felici di aver aggiunto un nuovo paese al nostro percorso assieme e speriamo di farlo sempre di più. Quindi scriveteci qui sotto nei commenti in quale nuovo paese vi piacerebbe avere questo tipo di video, questo tipo di format. Grazie!